Guardi, oggi c'è stata un'udienza che aveva veramente fatto illudere tutti noi. Lo studio Lentini è stato brillante nell'esposizione e se un giudice arriva a porre inequivocabili domande alle parti avverse, soprattutto ai legali della FIGC, domande, quesiti che deponevano decisamente verso una soluzione a noi favorevole, non riesco a comprendere non tanto il risultato, perché ci può anche stare, ma le motivazioni che non ho voluto neppure leggere. Ci può stare un risultato negativo, perché qualche vulnus certamente lo avevamo. Abbiamo fatto una brillante rimonta in questo periodo da quell'infausta decisione della Covisoc. E oggi ci sembrava che il giudice volesse accogliere le nostre ragioni, ma questo è un dato di fatto certo. Chiunque ha assistito all'udienza, dalle domande che ha posto alle nostre controparti, sembrava chiaro che noi avevamo proposto un ricorso quanto mai fondato. Ecco perché dicevo che il collega Lorenzo Lentini è stato bravissimo e era al suo fianco quando è arrivata la notizia e anche lui è rimasto psicologicamente tramortito, con i colleghi del suo studio naturalmente. Avvocato, per chiudere, che cosa le lascia questa sentenza, questa amarezza e questi anni di rapporto con l'Avellino e i suoi tifosi? No, un dolore infinito perché io so quello che ho fatto per l'Avellino di questi tempi. Lo scorso anno camminavo più per lì di Calabri che a casa mia e aver ottenuto risultati così brillanti, così significativi, così eccelsi in 3 anni, giungendo fino a Losanna per salvare il club irpino e poi vedere tutto evaporato per un'inezia è qualcosa di inaccettabile, inammissibile, e devo solo distrarmi perché al momento il dolore è troppo grande. Penso ai ragazzi della sede che hanno perso il posto di lavoro, a voi giornalisti che amate l'Avellino come le vostre famiglie, come i vostri figli. E quindi il vostro dolore, unito a quello di tanti appassionati, di tanti tifosi che volevano dedicarmi qualunque cosa e non essere riuscito in questo contesto a dare quel risultato che tutti si attendevano, è veramente un evento che per me mi traumatizza sotto tanti profili, psicologico, fisico, mentale. Devo andare avanti perché non posso fermarmi, ma posso dire che da oggi sarà più difficile percorrere le strade della giustizia sportiva.